chi guarda Sandra, la sua vita diventa più luminosa, più bella, più responsabile, più convinta che ogni giorno è un dono del buon Dio e che vale spendere bene, mettere a frutto tutti i propri talenti e dire grazie, come diceva sempre la Sandra. C'è una radicalità in Sandra che oggi può essere veramente una testimonianza, perché una radicalità nel bene, in quelle scelgo te e basta, in cui sceglieva poi tutto il resto. Sì, una radicalità semplice, genuina, vera, limpida, solare. Quindi lei quello che si vedeva fuori era nel cuore, quello che era nel cuore lo si vedeva nei fatti della vita, nel vivere in famiglia, nel studiare, nell'andare in comunità terapeutica con i giovani schiavi dalle droghe, con l'andare in piazza con Don Oreste a spingere le carrozzine per chiedere il lavoro. Era semplice, quell'infanzia spirituale di cui parla Gesù, se non diventerete come i bambini. Lei era giovane ma anche bambina. Possiamo dire che Don Oreste aveva subito intuito che c'era qualche cosa di speciale in lei. Eh sì, perché il Don guardava il cuore, guardava la bellezza della persona, la sapeva vedere nei bambini, nei giovani, tant'è che molti sono stati affascinati da Gesù presente vivo nei poveri. Anche Sandra è stata toccata quando dice, andando sulle Dolomiti a Madonna delle Vette a spingere le carrozzine sui 3000 metri, tornando a casa dalla mamma, dice: mi sono spaccate le ossa, ma quella gente lì non la lascio più. Questo momento è un momento bellissimo, al di là di quello che sta succedendo per la nostra comunità, che è un dono grande essere riconosciuti attraverso Sandra con la nostra propria vocazione come cammino di santificazione, ma questa celebrazione proprio è frutto della sinodalità, del mettere insieme tutte le forze della Chiesa riminese, questa cosa che è Sandra non è solo nostra, è di tutta la Chiesa e di tutto il mondo. Tra l'altro, insomma, una beatificazione che alla fine arriva davvero con l'inizio del sì. Sì, sì, questa cosa è un segno, una traccia, ma tanti sono i segni che stiamo leggendo in questa occasione, cioè proprio ci sembrano tante piccole tenerezze che il Signore ci fa trovare. Con tutte le amiche, il diario ormai lo conoscete a memoria anche perché avete fatto tante testimonianze, ma la parola di Sandra con cui ti sei svegliata oggi? È banale, ma è questo scelgo te e basta, perché lei lo sapeva fare e io me lo devo ricordare tante tante volte. Una grande emozione, perché è una santa che ha un grande significato per Rimini, ma per tutti, per i giovani, per, no? Una grande testimonianza. Come hai conosciuto Sandra? Così, per passaparola, e ultimamente mi sono molto affezionata perché insomma anche questo evento è un'occasione per conoscerla di più. La scelta di esserci perché è un evento comunque che accomuna tutti quelli che stanno facendo un cammino. Siamo tutti in cammino e si ha un'opportunità, conoscendo la storia di Sandra, nell'internos riminese, comunque la sentiamo tuttora, una di noi è viva, si sente, respira, è qui in mezzo a noi, e quindi è una cosa meravigliosa oggi poter essere qui e assistere alla sua beatificazione. E cosa ti ha colpito di più della sua figura, della sua spiritualità? Della sua spiritualità è questo amore, questo spirito che lei aveva nell'aiutare, nell'essere una persona straordinaria, nell'aiutare i disabili, e mi colpisce molto poi la sua storia. Mi è stato regalato un libro proprio un anno fa per il mio compleanno, quindi c'è questo richiamo oggi a essere qua. E poi comunque io sono di Giamarina, a sapere che è proprio mancata nella nostra città. Quando passi da quella strada, avendo approfondito la sua vita, la sua storia, questo amore, la fidanzata del Signore, dell'amore, tocca un po' tutti, qualsiasi età, tocca. È una giornata eccezionale, è la prima volta che la vivo, una giornata così, e voglio mantenere questo ricordo. Ma Sandra com'è entrata nella sua vita, come l'ha conosciuta? Ah, la devo ancora conoscere, l'ho conosciuta un po', ma mi riprometto di conoscerla più a fondo. Per me è un'occasione straordinaria di unità della Chiesa riminese in questo caso, e del resto l'aspirazione all'unità della Chiesa è quella a cui sono stata educata anche nel movimento di cui faccio parte, che è Comunione e Liberazione.
E di Sandra che cosa ha colto leggendo magari della sua vita, della sua spiritualità? Ho colto la grande gioia di vivere che nasce non semplicemente da un temperamento, ma dalla profondità della fede a cui ha aderito nella sua vita, sia pur breve. Sono molto emozionata, ho rivisto anche amici coinvolti nella storia di Sandra, Guido con cui sono andata al liceo, e quindi il tempo si è fermato. E siamo qui più che un matrimonio, io dico la gioia. Resta tanto amore e tanta fede, questo resta di Sandra. E poi quel suo sorriso che tutti rimpiangiamo, ma sentiamo vicina Sandra, Sandra è con noi. Ho conosciuto, diciamo, la storia di Sandra da un'amica sua d'infanzia, e dopo aver conosciuto la storia, diciamo che non, cioè, è venuto spontaneo proprio di venire a messa. Si è respirata una gran festa e una gran voglia, secondo me, di cominciare un cammino con Sandra, no? Perché in realtà, l'ha detto anche il Vescovo, non dobbiamo limitarci solamente a pregare, no? una persona, ma a imitarla. E allora, secondo me, oggi comincia davvero un percorso per tante persone che la incontreranno nuovo. Per me è così ogni giorno, no? Sentirmela vicino, sentirmela accanto, che mi, no? che mi pungola, che mi dà, e spero che sia così per tante persone, perché come dico sempre, quello a cui tendiamo noi è la felicità. No? Noi tendiamo a essere felici, e persone con il sorriso come quello di Sandra ci insegnano che, dicendo dei piccoli sì nella quotidianità, essendo anche coerenti con tutto quello che si sceglie, si arriva alla felicità, e quindi la cosa più bella. Arrivato da Napoli per vivere questa giornata di festa insieme a tutti noi, nel segno di un'amicizia profonda. Di almeno 30-40 anni. Conosciamo Peppino e tramite lui e l'amico Guido abbiamo conosciuto Sandra in realtà. E quindi, sapendo della celebrazione della beatificazione, siamo venuti ieri sera da Napoli per stare qui oggi. Siamo venuti perché è un momento storico e tanto emozionante. Poi lei, mia sorella... Io ho scritto un libro su Sandra. È un romanzo ispirato alla storia vera di Sandra, e dove la protagonista però è una ragazza dei nostri giorni, come noi, e scopre l'amore proprio attraverso Sandra. A me ha colpito tanto la sua povertà, il modo in cui viveva la povertà nella vita di tutti i giorni, questo fatto che aveva di pregare mettendosi a terra, quindi sentendosi piccola davanti a Dio, come proprio una figlia piccola, e quindi questo aspetto, sì, di affidamento. Per me il rapporto con gli amici e anche con Guido, proprio l'amore che metteva in tutte le cose che faceva e i piccoli doni che faceva a tutti quelli che aveva accanto, ecco.